Quindi vogliamo iniziare anche perché mi auguro che più che una presentazione di slide sia anche una discussione, una conversazione che possa anche suscitare un dibattito. E quindi vi presento anche gli ospiti che abbiamo pensato per questa sessione sulla terza missione e sull'impatto sociale, partendo da sinistra l'amico dottor Giuseppe Conti, che oltre ad essere direttore generale dello IUS di Pavia è anche presidente di Netval, facente funzioni, il mio rettore, il professor Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, il professor Savro Longhi, già rettore della Politecnica delle Marche e coordinatore dei gruppi di esperti della terza missione, e lucis in fundo il professor Antonio Ricchi, oggi evocato, quindi secondo me sarà una star tra un po', presidente dell'ANVUR, con cui noi ci confrontiamo sempre. E volevo iniziare proprio da Antonio su due elementi centrali. Noi abbiamo avuto nell'ultimo periodo un incremento del termine terza missione, sicuramente visto come necessità di migliorare le performance degli Atenei, quindi ha avuto un'incidenza sul finanziamento, però questo ha portato gli Atenei a progettare e a sviluppare attività che poi avessero un impatto effettivo sulla società. Ora, da un punto di vista invece della valutazione, questa impostazione, come ti è sembrato, come l'hai visto, come l'hai vissuta? Grazie innanzitutto per l'invito e anche per questa presentazione. Mi fa piacere, da star, ma non lo sono, ma soprattutto mi fa piacere che ci si parli di questo tema, della cosiddetta terza missione, oggi potremmo dire anche in senso più esteso di valorizzazione della conoscenza. L'università è cambiata, è inevitabile questo processo di cambiamento che ha coinvolto l'università nei secoli. Le università, quando sono nate, nascono per la didattica, per offrire un servizio agli studenti, poi diventano luogo di ricerca, oggi diventano agente sociale e soprattutto coniugano attività ricerca e didattica attraverso una valorizzazione che non è più solo interna, ma che è necessariamente proiettata all'esterno. Quindi questa proiezione esterna delle attività accademiche, che sono il luogo della conoscenza, prende il nome di terza missione, con un'espressione che inizia a circolare alla fine del secolo scorso, in questi 20 anni si diffonde e viene largamente adoperata in senso residuale per raccogliere tutto ciò che non è ricerca didattica. Per ANVUR questa configurazione residuale sta stretta ed è inappropriata, perché non è ciò che non può essere considerato ricerca didattica, ma l'attività di valorizzazione della conoscenza sono il luogo in cui ricerca e didattica si confrontano e si connettono e soprattutto poi si aprono all'esterno. Nel momento in cui l'università è attore sociale e soprattutto ha una responsabilità sociale che avverte pienamente, questa attività di valorizzazione della conoscenza diventa l'attività principale a cui le università guardano. Ecco perché questa denominazione terza missione noi sta stretta. L'abbiamo mantenuta anche nei nostri documenti, ma l'abbiamo anche affiancata ad altre espressioni che ci sono parse più idonee, più appropriate anche rispetto a questa evoluzione, a questa profonda trasformazione. Abbiamo iniziato a parlare di impatto sociale, perché le attività di produzione e di valorizzazione della conoscenza svolgono una funzione ben precisa, producono degli effetti che fuoriescono dal perimetro accademico. E poi in questo ultimo decreto sul VQR4 e nella nostra bozza di bando che abbiamo offerto alla pubblica consultazione delle università, abbiamo voluto proprio adoperare l'espressione valorizzazione della conoscenza, prevedendo poi
ambiti e aree in cui alcuni dei campi di azione che erano stati oggetto di valutazione nella precedente esperienza della VQR3 vengono in qualche modo implementati, rafforzati e allargati, proprio alla luce di un'esperienza virtuosa che le università hanno compiuto e di cui Anvur è stata anche testimone e travolta anche nell'attività valutativa protagonista. Quindi l'espressione terza missione appartiene in qualche modo alla storia, resta nella terminologia corrente, ma noi oggi intendiamo queste attività di valorizzazione della conoscenza come attività che esprimono una forte responsabilità accademica, ma che allo stesso tempo hanno questa valenza di produrre impatto, ma allo stesso tempo rafforzano l'università in uno scambio sinergico fra università e territori. Una prospettiva per noi molto sfidante, che abbiamo voluto sia in AVA 3 riprendere, ma poi abbiamo voluto anche in VQR 4 fortemente rafforzare. E questa esperienza, peraltro, diventa per Anvur anche una best practice a livello internazionale, perché la cosiddetta terza missione compare in qualche documento internazionale di altre agenzie, nel REF inglese, in ERA australiana, nell'agenzia irlandese, però è molto spesso ancillare rispetto alle altre funzioni valutative. E dove viene sviluppata? Viene sviluppata attraverso anche la valorizzazione di indicatori, tra virgolette, tecnofinanziari, intendendo appunto l'attività di terza missione, un'attività commerciale a cui le università sono chiamate. Indubbiamente c'è anche una dimensione finanziaria, ma l'impatto non è il ritorno economico che l'università svolge, è un ritorno di immagine, è un ritorno di competenze, un ritorno di esperienza, è anche un rafforzamento della propria attività di ricerca e di didattica. E quindi Anvur è diventata, diciamo, una leading agency a livello internazionale proprio su questo ambito, e questo è merito di tutti coloro che nelle università, rettori e delegati alla terza missione, i dirigenti che si sono impegnati fortemente in questo ambito, i GEV, ecco, hanno concorso, diciamo, a anche sviluppare un'attività che connota la nostra università e che la rende, tra virgolette, anche migliore rispetto ad altri, perché appunto il senso e l'impegno sociale viene apprezzata come una funzione essenziale dell'attività accademica. Grazie Antonio. Io adesso sposterei l'attenzione su rettore Saracco, che noi proprio in conseguenza della valutazione del Politecnico di Torino sulla terza missione è arrivato prima in classifica. Ora, visto che non è che le classifiche siano sicuramente sono belle, però quello che a me interessava capire è come la prospettiva della terza missione viene vissuta da un ateneo che punta a migliorare il contesto sociale, e dall'altra parte leggevo molti commenti anche sui quotidiani come anche la terza missione possa contribuire anche a rigenerare il contesto sociale, quindi a dare un impulso al contesto sociale in cui si vive. Quindi riflette molto l'ambito sociale in cui un ateneo insiste. E volevo il tuo pensiero su questa cosa. Quando io, mai sette anni fa, iniziai a concepire l'idea di poter proporre per il mio ateneo un progetto, una candidatura, che è sempre, ed è un momento molto bello quello, associata a un programma e deve essere votata. E di nuovo questo è molto bello perché deve essere coinvolgente. Siccome la mia idea era esattamente di dirigere il Politecnico verso l'impatto sociale in modo molto forte e compiuto, e siccome in fondo aderire alla terza missione per i professori, per gli amministrativi, per i tecnici è cambiare un pochettino rotta, se non avessi conseguito su questo progetto un consenso che poi è stato ampio al lato della mia elezione, avrei avuto molte difficoltà. Dopodiché questo progetto di Ateneo per l'impatto è diventato un piano strategico che si chiama Polito for Impact, che sta arrivando a termine, perché io concludo il mio mandato a marzo dell'anno prossimo, e si indirizzava innanzitutto a un territorio, quello torinese, che è un territorio
in cerca di una nuova vocazione imprenditoriale, sociale e culturale, e che è orfano di un'industria che aveva reso la nostra città capiente di 1.200.000 abitanti nel 1974, quando la Fiat era arrivata al massimo dell'attrattività, e dopodiché è stato una sorta di lento dissanguamento demografico, tant'è che oggi nella cinta muraria, diciamo così, di Torino abbiamo solamente più 850.000 persone. Abbiamo un bilancio negativo annuo di 5.000 tra decessi, che sono numerosi, circa 10.000 all'anno, e nascite, e quindi abbiamo anche scarsità di risorse autoctone. Ecco allora che un'università che in una città come Torino, come dire, che aveva attratto così tante persone, specialmente dal sud Italia, aveva una rete per questi, di accoglienza per queste per persone che dovessero ancora arrivare, diventa fortemente attrattiva per gli studenti, sia noi sia l'Università di Torino, e cominciamo a lavorare su un progetto articolato che in qualche modo cambiasse anche la prima e la seconda missione in funzione della terza. Se vogliamo creare persone che effettivamente abbiano in tempi rapidi un impatto sociale, professionisti che abbiano questa cosa, dobbiamo cambiare un pochettino anche la didattica. Le esigenze della nostra società oggi sono veramente mutevoli. Forse meno specializzazione, più adattabilità delle persone, ma soprattutto capacità di lavoro in gruppo, di elaborare un pensiero critico. Se ne sta parlando in un panel parallelo, no? Diventano importanti. Abbiamo assunto moltissimi professori di scienze dell'uomo della società, abbiamo creato una sottoscuola interna noi che informasse una revisione delle pedagogie anche in questa direzione. Abbiamo importato moduli come le grandi sfide delle PFL di Losanna, dove i ragazzi che fanno ingegneria si dividono in 6 grandi sfide, sono 3.000 ogni anno, al secondo anno della triennale, per affrontare i cambiamenti climatici, come dare salute a una società che sta invecchiando, come ridurre le disuguaglianze sociali tout court, che è anche fatto di servizi, di beni comuni, di mobilità verso i quartieri più poveri, piuttosto che appunto sanità, piuttosto che cibo di qualità, tutto legato alle tecnologie di cui Politecnico è in qualche modo un luogo di cultura, formazione e ricerca. E così via, poi sfide di innovazione ancora fatte nelle magistrali, su impulso di aziende che lanciano una challenge, una sfida, a cui aderiscono ragazzi in diciamo, gruppi interdisciplinari e portano delle soluzioni. In quel modo si ha anche una conoscenza reciproca dei ragazzi delle imprese, delle imprese dei ragazzi, e l'impresa anche solo per quello, con la caccia alle teste che viviamo per in questi anni, ha un vantaggio, ma ci sono nate delle start-up, sono nate ovviamente idee brillanti e brevettate e così via in questo processo. D'altra parte anche la ricerca da noi è diventata sempre più interdisciplinare e un pochettino più applicata del solito, e questo ha voluto anche dire che molti miei colleghi, da una ricerca più fondamentale adatta alla pubblicazione scientifica, diciamo così, più su riviste di alto impact factor, si è spostata su una ricerca applicata e interdisciplinare, col che non abbiamo visto un calo della nostra qualità della ricerca scientifica. Noi, essendo un attore tecnologico, fatalmente dedichiamo anche molto tempo a quella pratica, questo un pochettino lo si paga nell'ambito della ricerca scientifica, anche perché a mio avviso nella ricerca interdisciplinare vengono molte idee anche sulla ricerca disciplinare che non ti sarebbero venute se non avessi avuto quel colloquio con colleghi di altre discipline, non avessi, ti fossi cimentato con qualcosa di relativamente nuovo. Quindi in realtà, per spingere sull'innovazione, per avere dei professionisti adatti poi una volta che escono da noi a inserirsi in una società, perché poi la sfida per una città come la nostra, ma questo vale un po' ovunque, che attrae studenti e li forma, è che questi vengano immediatamente inseriti e efficacemente inseriti nel contesto territoriale. Perché quando ho iniziato a fare il rettore avevamo un tempo medio di laurea
3 più 2 di 7 anni al Politecnico di Torino, dopodiché chi usciva dal Politecnico di Torino e aveva la stessa sensazione mia di non saper fare niente nella vita reale. Sembra forte, ma è così. Ma è così anche adesso. Mi si laurea un ragazzo poco fa, bravissimo, lo congediamo, me lo ritrovo due giorni dopo alla porta dell'ufficio che mi guarda e io dico: cosa fai? Infatti, vai a lavorare, come dice, direbbe Beppe Grillo, ma è miniera, no, mi faccia entrare. Si siede davanti, porta un regalo, dice, e scoppia a piangere, dice: guardi che là fuori è un casino che non hai idea, io stavo tanto bene qua, studiavo, facevo la mia cosa, cioè superavo bene gli esami e adesso no, ma guardi che la vita è là, cioè noi non l'abbiamo formata perché lei, quindi spronato un pochettino, ha poi trovato anche lui la sua strada, ma questo è anche fare terza missione dal mio punto di vista. Avere un impatto sulla impiegabilità, sull'efficacia, sulla riduzione dei tempi di eccetera eccetera. Venendo poi alla terza missione, in senso più stretto, quello che noi abbiamo sperimentato è che non è possibile concepire efficacemente iniziative di terza missione da soli. Se tu fai un'iniziativa che vuole essere di successo in un contesto territoriale, la devi coprogettare con gli altri, perché se questo non capita perdi delle opportunità e soprattutto non dai origine a un cambiamento che contempla il fatto che la tua università si sta dedicando alla società. E devo dire, chiudo, che da rettore questa è stata la cosa più esaltante e quella che mi ha fatto crescere di più, perché operatore del mio laboratorio e tagliatore di capelli in quattro, con che risultato è questo, siamo arrivati a diventare, e a Torino, Politecnico, Università di Torino, lo sono compiutamente, dei propulsori sociali eccezionali che hanno cominciato a concepire di mettersi insieme, cosa facile perché siamo complementari, e fare ricerca applicata, formazione non solo accademica ma anche professionalizzante, continua, ma anche supporto all'innovazione mettendo insieme le forze dei due incubatori che avevamo, uno separato dall'altro, in aree evocate alle forze del territorio, la manifattura 4.0 e la mobilità sostenibile a Mirafiori, dove cerchiamo di ancorare il capofiliera noto che comunque vive un periodo abbastanza ligure, diciamo, come. Poi c'è l'aerospazio a Corso Marche, analogamente abbiamo Leonardo, Thales Alenia Space, eccetera, e poi c'è questo grande progetto, ne cito 3 su 6 per non tediarvi, del Parco della Salute e dell'Innovazione che con il mega ospedale che nascerà costituirà un'area dove metteremo insieme i nostri ingegneri biomedici con i 4 dipartimenti di medicina dell'Università di Torino a richiamare anche imprese, eccetera. Quindi come dicevi tu, di rigenerare un territorio è assolutamente quello a cui noi ambiamo, perché chi verrà attratto dall'erogazione di tutti questi servizi di impatto impreso, anche enti territoriali che hanno tanto bisogno nelle comunità della conoscenza dell'università, porta dietro poi famiglie che vorranno cultura, vorranno muoversi in modo sostenibile, avere dei buoni servizi sanitari, vorranno formare i loro figli in buone scuole, insomma è chiaro che questa per Torino è la grande grande opportunità ed è baricentrica, oltre alla Juventus, anche l'Università di Torino e il Politecnico di Torino. Grazie. Grazie Guido. Chiedevo adesso al professor Longhi, allora da questi due interventi si capisce che più che adesso ragionare sulla valutazione di che cos'è la terza missione, stiamo ragionando sulla valutazione, o meglio sull'evoluzione dell'università. Le università cambiano, quindi dal tuo punto di vista, di quello che prima è stato rettore, poi adesso si occupa del panel dei valutatori, come immagina questo approccio nuovo dell'università? È una domanda da 100 pistole, Domande difficili però, per iniziare. Sì. La prima domanda è semplice, serve per introdurre, poi dopo. Va bene. Dunque rispondo con un modello di architettonico che molti già conoscono. L'università in cui sono entrato molti anni fa era percepita
come una torre, come qualcosa, uno spazio isolato, uno spazio dove solo i più bravi, solo i più motivati, solo diciamo, le persone che se lo meritavano potevano entrare, e all'interno di questa torre si sviluppava la conoscenza, la si condivideva, la si archiviava, la si in qualche modo stratificava. Adesso l'università è una piazza, deve essere una piazza, lo è diventata, lo sarà ancora di più, perché diventa uno spazio di incontro. Lo è stato detto ieri all'apertura di questo convegno, lo è stato in qualche modo anche ripreso questa mattina: l'università diventa una parte fondamentale della società, non è più, come dire, riconoscibile con la torre, ma con le azioni, quindi non con il luogo, ma con le azioni che in qualche modo sviluppa verso il territorio, verso la società, verso quei problemi che in qualche modo la società presenta all'università, e l'università ha l'obbligo morale di trovare una soluzione. È un obbligo. Dobbiamo sentirci caricati di questo obbligo, di questa responsabilità. Perché poi abbiamo tutte le competenze per farlo, perché abbiamo le conoscenze, sappiamo dove attingere ai casi, alle best practices, sappiamo quali sono le tecnologie, sappiamo quelle che funzionano e quelle che non funzionano. E quindi sappiamo poi andare a coniugare, andare a dare contributi e quindi soluzioni. Quindi l'università è cambiata e la terza missione è diventata qualcosa di fondamentale. Io l'ho imparata strada facendo, prima da rettore e poi quando sono stato chiamato dall'ANVUR a coordinare l'attività di valutazione, quindi ad esaminare i tanti casi che si sono presentati, e soprattutto con quell'apertura che c'è stata nella penultima VQR di portare dentro delle attività che avevano proprio questa impronta di inclusione sociale, di valori che in qualche modo l'università diffonde, e soprattutto dare spazio a tanti colleghi che nelle loro scienze, nelle loro discipline incrociavano questi problemi e non trovavano un contenitore dove rappresentarli, dove catalogarli. Ci sono dei progetti in cui i nostri colleghi hanno presentato l'impatto che un teatro può avere per riqualificare una borgata che andava in degrado. Ieri è stato ricordato qui gli esempi dell'Università di Napoli che ha fatto in certi territori. La scienza che si è messa a disposizione delle amministrazioni comunali per favorire l'integrazione sociale, creare quell'equilibrio tra persone che vengono da paesi e culture molto diverse con chi è nato in quel paese, in quella zona, in quel quartiere, e quindi capire come far parlare questi due mondi, far capire come è la ricchezza che in questi due mondi si incontrano. Ecco, questo lo deve continuare a fare l'università. Questa mattina ho avuto un altro... Questa è una settimana in cui si parla solo di terza missione. Va bene. C'era un convegno a Bari in cui gli esperti di Agraria, i colleghi di Agraria, in occasione della fiera campionaria di Bari, organizzavano un evento proprio sulla terza missione. Un altro ce n'è a Cagliari, organizzato dalla CRUI, proprio che corre parallelamente. E in quell'incontro, in cui ho portato un po' la mia testimonianza e l'importanza che ha la terza missione, ho raccolto una serie di indicazioni che vi riporto, ma che sono mie indicazioni che da tempo ti ho detto. In tutte queste attività noi cerchiamo di riparare i più giovani. Sappiamo che i più giovani, per far carriera o per in qualche modo avere uno spazio, devono incrociare alcuni criteri che sono dettati la ASN. E quindi è chiaro che ci si interessa di azioni di terza missione quando si ha dei capelli bianchi come me. Va bene? Pochi, ma ancora bianchi. No, bisogna iniziare prima, bisogna in qualche modo cercare di dare spazio ai più giovani, alle menti, in qualche modo, alle risorse intellettuali che i più giovani hanno, proprio per valorizzare questa situazione, se parlo del corpo docente. Ma l'università è fatta di tante persone,
c'è anche, adesso è una brutta espressione, che qui bisogna trovare un'altra, personale tecnico amministrativo, come la terza missione va trovato un altro nome. È bibliotecario. È bibliotecario, vedi, sono persone, esatto. Bisogna trovare qualcos'altro, va bene? Non è facile, ma va trovato qualcos'altro. Perché è l'insieme di queste componenti, con la terza componente fondamentale che sono gli studenti, fondamentale. A volte qualche collega si dimentica che senza gli studenti l'università non esiste. D'accordo? E quindi, ma senza docenti non esiste, ma neanche senza il personale che ci aiuta in tutte le attività di supporto, l'attività didattica, di ricerca e quant'altro. Ecco, nella terza missione tutte queste componenti devono trovare spazio, devono trovare in qualche modo la loro motivazione, nelle attività che fanno quotidianamente, ma anche nelle attività, come dire, che vanno oltre l'impegno. Questo credo che i tempi siano maturi, lo vediamo tutti. La settimana scorsa tutti quanti avete partecipato alla notte dei ricercatori, tutti, a prescindere dal fatto di essere ricercatori o meno, va bene? Tutti abbiamo partecipato. Ecco, questo è un esempio di quanto le università stanno partecipando, proprio in tutte le componenti. Ecco, questo è il cambiamento. E questo bisogna, da un certo punto di vista, chi norma, chi in qualche modo definisce le regole del campo, ne debba tener conto. Ha fatto bene l'ANVUR, pubblicando quella bozza di decreto che è, diciamo, anche come metodo, devo dire, molto apprezzato, un allargamento, un arricchimento, un completamento, posso dire, in cui si parlano di tematiche, cinque tematiche fondamentali che sono riconoscibili, chiare. Prima Guido ne raccontava alcune un po'. Io avevo paura che con quel decreto ministeriale si andasse a prevalere solo la parte di trasferimento tecnologico, che è fondamentale. Non lo sistemiamo. È fondamentale. È fondamentale. Si parte da lì, la storia parte da lì, ma non è solo quello. E devo dire che con queste cinque tematiche, e poi coniugata a sua volta in cinque casi di studio, effettivamente diciamo, è chiaro il messaggio che arriva all'università. Presentatevi, mostrate le vostre migliori azioni, perché è quello di cui abbiamo bisogno, in maniera tale che il Politecnico adesso ha fatto bene, quindi andiamo a vedere quello che ha fatto il Politecnico nell'ultima notazione per fare meglio del Politecnico e quindi per cercare in qualche modo di migliorare anche le nostre azioni, perché sono fondamentali. Grazie. È stato evocato il trasferimento tecnologico, no? E di solito all'inizio, quando si parlava di terza missione, si associava a questo trasferimento tecnologico. Ma una volta, ricordo, quando iniziai io nella mia precedente vita a occuparmi di questo, come sai, consisteva il trasferimento tecnologico: facciamo due brevetti, tre invenzioni, delle cosette. Ora chiedo a amico Beppe come il trasferimento tecnologico evolve inserendosi nel contesto della terza missione. Allora, grazie Vincenzo, grazie dell'opportunità di essere qui anche col cappello, appunto, di NETVAL, che è l'Associazione per la Valorizzazione della Ricerca, e quindi non trasferimento tecnologico. Avevo preparato anche un po' di materiale, così, però come coordinatore lui ha detto non si va a braccio, quindi lui si prenderà la responsabilità di tutto quello che dico io, no? Perché questi erano i patti, no? Quindi non ci siamo messi d'accordo, per cui concordo. Per cui. Allora, io inizio con una premessa che forse è un po' forte, però sentendo anche gli interventi di questa mattina, ho sentito per almeno tre volte citare la quarta missione questa mattina. Ho visto un prorettore parlare, un intervento bellissimo, che è il prorettore alla quarta missione alla Sapienza. Ho guardato un po' la provenienza. Allora, possiamo sdoganare due cose, cioè il trasferimento tecnologico è morto o forse non è mai esistito, adesso poi ci ragioniamo come processo lineare, punto a punto, no? Emittente, ricevente. Però tutto sommato anche la terza missione è morta. Peraltro nella lapide non gli scriviamo manco il nome, perché la prima missione ce l'aveva il nome, no? Didattica, la seconda la ricerca, la terza non ce l'ha mai avuto, cioè si chiamava come un numero, un'etichetta. Quindi possiamo dire che è morta anche la terza missione. E lo diciamo, tra virgolette,
non essendo stati capaci di codificare che cos'era veramente, e ce lo siamo fatti dire da Anwar, che va benissimo, peraltro anch'io ho apprezzato l'evoluzione del contesto, dei contesti, ho apprezzato molto nella nuova bozza appunto il tentativo da un lato di clusterizzare alcune attività e campi d'azione, ma in altri, se non che appunto il caso di studio può essere giocato su tre, no, di quei campi, l'interazione che c'è tra queste azioni. Quindi di fatto in giro per il mondo il concetto di terza emissione non è neanche semplicissimo da far capire, si parla molto di ingaggio e di impatto, queste sono un po' le parole chiave che poi noi riconduciamo alla terza emissione. Quindi se sdoganiamo che è morta, no, cominciamo a parlare poi di che cos'è il contenuto. Ecco, nel mio caso, quindi col cappello un pochino di Netval, io mi riporto proprio a quel primo quadrante, chiamiamolo, campo d'azione della valorizzazione della ricerca, perché è un po' lì che andiamo a vedere le attività e le evoluzioni. In realtà quello si vede anche in AVA 3, no? In AVA 3, al di là del fatto che la parola terza emissione compare, mi sembra, più di 50 volte, perché poi è associata alle varie cose, ci sono degli indicatori, a mio avviso, molto interessanti e poi coerenti col sistema di valutazione introdotto nella VQR. E ci sono alcuni indicatori anche legati all'effort e al commitment, che sono altri due elementi, proprio misurati in full time equivalent, quindi quanti investimenti, quante persone lavorano nelle strutture. Dico questo e poi rispondo alla domanda, perché mi fa un po' sorridere quando ancora nel 2023, dopo 25-27 anni di attività in questo ambiente, sentiamo fare i paragoni con Stanford, con l'Università della California. Sì, mi ha fatto incazzare. A me ha fatto un po' ridere, perché cioè, non è paragonabile nulla, cioè, non è paragonabile il contesto normativo, culturale, di investimenti. Cioè, se sommiamo Harvard, Stanford, Cambridge ed MIT, hanno un budget di 13 miliardi di dollari, che è decisamente superiore al budget di tutto il nostro sistema universitario. Peccato che hanno 67 mila studenti circa, quindi anche il tipo di attività che fanno lo fanno in un certo contesto, chiamiamo. Peccato che hanno, quando torniamo sull'aspetto del trasferimento tecnologico già o defunto, hanno una legge dal 1980 che si chiama Bayh Dole Act, che attribuisce a priori la titolarità dei brevetti alle università quando i fondi utilizzati per la ricerca, anche delle imprese, sono fondi governativi, cioè tutti, no? Quindi adesso fare queste comparazioni è un po' troppo semplicistico, non so come dire, e tra l'altro è anche difficile farlo con alcuni contesti europei. Ci sono alcuni contesti europei decisamente più avanti di noi, è inutile dirlo, no? Prendo un caso, perché se citiamo le classifiche, ad esempio quella Reuters, che è quella tipica per gli indicatori, le metriche di trasferimento tecnologico, che Leuven è la prima università, loro dicono al mondo, comunque sicuramente in Europa, ma è molto difficile fare dei paragoni anche con loro se non fosse per il famoso effort e commitment. Allora, sapete quant'è la media delle persone impegnate in attività, diciamo, di trasferimento tecnologico nel sistema universitario italiano? È 5. Il sistema inglese è 25, a KU Leuven lavorano 100 persone. Quindi, anche quando facciamo i paragoni, dovremmo farlo in termini di misurazione di input, output, effort, commitment, continuità di azione. Questi sono altri temi che, a mio avviso, vanno un po' considerati. Allora, per chiudere e rispondere alla tua domanda, sicuramente c'è un'evoluzione nel trasferimento tecnologico che alcuni ricercatori del settore iniziano a chiamare knowledge share, quindi condivisione di conoscenza, e quindi che va oltre al tema della tecnologia e della ricerca, e introduce un concetto di condivisione che prevede innanzitutto una circolarità di flusso di conoscenza,
una circolarità tra molti attori, come diceva bene il rettore prima, e tra questi anche gli studenti. La cosa buffa ancora una volta è che non è ancora codificato, ma già abbiamo un sacco di esperienze molto interessanti che l'ANVUR viene a misurare, no? Perché quando poi dice il Contamination Lab, le iniziative di Open Innovation, di fatto sono un po' queste, no? Che vanno sotto questa evoluzione di knowledge share che va verso una coprogettazione proprio degli aspetti di innovazione. Mi fermo perché sennò vado troppo lungo. Grazie Giuseppe. Adesso avete evocato, no? Volevo ritornare a Guido Saracco, la questione del collegamento tra la formazione degli studenti e anche la terza missione, no? E a un certo punto te hai detto questa questione ha un impatto anche sul sistema delle disuguaglianze, su questo contesto. Mi piacerebbe che si evidenziasse, che riuscissimo a evidenziare come dovrebbe anche svilupparsi la formazione universitaria se noi puntiamo anche a una terza missione, diciamo, ad un obiettivo di terza missione. E poi stessa domanda, ma dal punto di vista valutativo, la faccio ad Antonio, come dal punto di vista della valutazione questo possa essere considerato, questo sforzo dell'Ateneo. Sì, allora torniamo a quello che ho tutto sommato solo accennato in un primo momento. Abbiamo fatto sì, e cioè che oggi un tecnologo come quelli che formiamo noi non può intervenire nella società se non ha un minimo di competenze di tipo socio-umanistico. Alludo a discipline come l'etica, volendo anche la sociologia non sarebbe male, sicuramente l'economia e il diritto, che comunque sono delle dimensioni con cui l'ingegnere, il tecnologo si confronta. Abbiamo appunto creato una scuola di scienze Roma Società per le tecnologie che ci aiuta anche a indirizzare strategie della ricerca, ma soprattutto ha come suo compito quello di contaminare i percorsi formativi, far sì che i ragazzi e le ragazze abbiano questo senso critico. Allora, siccome le tecnologie che progetteranno sono atti di creazione ma sempre vincolati a uno scopo ben preciso, che è quello di risolvere un problema o cogliere un'opportunità, se tu non contestualizzi bene quel problema che è legato alle persone, alle comunità, praticamente sempre, non riesci a progettare in modo adeguato una tecnologia. Secondariamente, in un mondo che ormai è chiaramente limitato nell'ambiente, nelle risorse, nella possibilità o meno di usare un'energia piuttosto che un'altra, ma anche nelle relazioni tra le persone che non possono vedere crescere ulteriormente le disuguaglianze sociali a livello cittadino, a livello nazionale, noi in Italia abbiamo un problema importante su questo, e a livello geopolitico internazionale, se pensiamo all'Africa subsahariana rispetto a noi, ai flussi migratori, eccetera, eccetera. Allora dobbiamo fare in modo che chi progetta una tecnologia abbia anche la possibilità di capire che effetti eventualmente secondari porterà, non semplicemente, magari coglierà il suo obiettivo principale, ma poi avrà un effetto secondario quasi sicuramente, positivo o negativo, ed è bene quanto più possibile prevederlo in partenza. E la storia che ci ha visto moltiplicare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono chiaramente interdisciplinari, sono chiaramente tra di loro interconnessi, fino ai 17 che ben conosciamo, e che oggettivamente, per quanto tu li possa raccogliere in macrofamiglie, fan sì che necessariamente da quello i tecnologi debbano diventare un po' più umanisti e gli umanisti debbano conoscere l'ABC delle tecnologie, che poi è un altro modo con cui abbiamo aperto una serie di percorsi formativi nuovi, in cui al di là del fatto che abbiamo addirittura l'ambizione di insegnare a un livello adeguato, no? di introspezione, le strategie tecnologiche e il loro impatto sociale alle scuole di politica, cioè a coloro che diventano poi decisori politici, ovviamente facendolo in modo assolutamente ecumenico su tutto l'arco parlamentare per ovvi motivi, però
il fatto di percorsi di master in tecnologie avanzate per i policy makers, per i cooperatori internazionali che vanno a fare dei mestieri che sono anche legati al contesto territoriale in cui vanno, in cui alcune tecnologie sono appropriate e altre no, piuttosto che per gli operatori del terzo settore che sono relativamente reietti, in realtà svolgono un ruolo fondamentale nella tenuta della società, ma gli stessi manager. I manager non possono più ragionare solamente in termini di business e perseguirlo all'ennesima potenza, devono avere anche contezza dell'impatto sociale, ma anche di quello che le tecnologie, come si stanno sviluppando, non possono dare alla loro impresa dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, dell'efficienza, ma anche dal punto di vista dei prodotti che possono sformare, tanto che a volte, visto che oramai per arrivare a una competenza complessiva adeguata ai tempi di oggi si continua a studiare sempre e non si finisce semplicemente con la laurea, a volte mi sento dire da chi sa più di me di questo che è preferibile addirittura partire da una laurea di tipo tecnologico per poi con un MBA e altri tipi di cose arrivare a mordere quel complesso di competenze che sono necessarie per prendere delle decisioni importanti. Ovviamente questa è una possibilità, esiste anche e da sempre è stata quella principale, quella di laurearsi in economia, in management, eccetera, e poi avere dei master in tecnologie. Quindi i cambi di paradigma nell'ambito della formazione in questo mondo, devo dire che io sono molto contento di quello che sta capitando in Italia, sono molto contento del fatto che la terza missione sia diventata un qualcosa di progressivamente sempre più, e credo che l'università se ne giovi di questo, perché la gente comune acquisisce consapevolezza del ruolo che possono avere le università. Non è solo più quell'aura che da sempre il professore ha intorno di sé per il fatto che è una persona colta eccetera, ma è proprio il fatto che la si vede al proprio fianco l'università, e questo è fondamentale oggi, perché la paura che ha tanta gente del futuro, dell'incertezza, del cambio del lavoro e del mondo del lavoro e della che poi porta alla denatalità che da noi è così tanto grande, troverà, secondo il mio punto di vista, da una crescita di importanza della terza missione nella direzione più ampia che diceva prima Longhi, non semplicemente il trasferimento tecnologico, ma l'impatto complessivo che è altrettanto importante nelle altre discipline, sull'altra dimensione, una sorta di riappacificazione tra le università e la società. È un'uscita da un periodo arido, che è stato anche un periodo arido della mia vita personale e professionale, un periodo in cui con l'iperspecializzazione pensavamo di dover stare dietro in quel modo a una società che diventa sempre più complessa, lauree su lauree, e si stava coi paraocchi in modo esageratamente diciamo così lungo per fare carriera e poi si insegnavano le cose, insomma sappiamo bene da dove stiamo arrivando e come invece oggi ci sia la grande opportunità di essere noi quelli che formiamo in modo adeguato le persone che poi daranno quel colpo di svolta alla società nelle direzioni di risolvere i grandi problemi che ci attanagliano, e magari, questo lo diciamo così, così come elemento di spot, formare i professionisti a inventarsi il proprio lavoro, perché non siamo molto lontani da questo nel momento in cui metà dei lavori cambiano ogni 5 anni, e se tu non cambi durante i percorsi hai dei tubi che ti fanno uscire delle persone che poi non riconoscono esattamente tutto come hanno imparato, posto che scienziati come noi possano insegnare, nel caso degli ingegneri, a fare gli ingegneri, cosa io credo non sia assolutamente vero, pur essendo il rettore del Politecnico. Grazie. Grazie mille. Prima di dare la parola ad Antonio, volevo ricordare che recentemente, a proposito dell'etica che è stata evocata, per legge si è stabilito che i pubblici dipendenti devono anche fare della formazione sull'etica pubblica. E direi che questo è un aspetto importante, perché noi siamo sempre stati abituati in una concezione di principio di efficienza, efficacia, economicità, ma l'etica, cioè conoscere per procedere e non arrivare alla cosiddetta allergia alla firma, che una volta il dottor Cantone mi disse in una
cioè arriviamo tutte le cose, poi no, ma aspettiamo un attimo, perché forse l'aspettare un attimo significa molte volte perdere dei treni, perché ormai anche il meccanismo di gestione, e poi vorrò tornare su questo punto, visto che siamo anche in un convegno di gestori delle attività, diventa centrale. Quindi, come vedete, l'etica adesso ritorna in maniera, diciamo, dirompente, e quindi anche, come dicevi te, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario deve essere impegnato, deve essere su questi tipi di concetti. Antonio. Allora, io ringrazio per quanto è stato detto in questo primo giro, perché evidenzia come l'ANVUR abbia svolto un ruolo propulsivo nella costruzione. Era la testa, però, consentitemi questo spot, ma in realtà devo dire che ANVUR ha solo coperto un vuoto, ma perché è evidente che c'era una percezione diffusa anche nelle attività che venivano poste in essere. Io ho fatto il rettore, quando c'è qui il mio ex direttore generale, il dottor Gallo, siamo arrivati sulla sede di Taranto, siamo andati in Città Vecchia dove si sparavano, diciamo, abbiamo posto l'università come scampia. Quando siamo arrivati ci hanno criticato, dice, ma come, l'università va nel luogo più pericoloso della Puglia? Sì, perché l'università può cambiare il volto dei territori. Siamo andati lì ed è cambiata. Ci sono tanti casi, Caivano, Scampia, abbiamo dimostrato anche questo. Quindi l'università aveva la percezione del proprio... Sì, no, non ho capito. Aveva la percezione del proprio ruolo, però non c'era un modello di regolazione e di valutazione. Quindi ANVUR ha semplicemente sistematizzato quello che le università facevano, anche promuovendo attraverso la valutazione un modello, tra virgolette, premiale. Perché aver inserito la VQR, all'interno della VQR, la voce terza emissione, ha dato uno stimolo alle università a guardarsi dentro, a capire come sviluppare determinate attività e soprattutto a offrirle. Questo lo stiamo facendo ancora di più in VQR4, quando abbiamo anche avuto l'esperienza preziosa della VQR3. In AVA, prima abbiamo fatto una sua ATM, semplicemente ricognitiva, quello che fanno le università. Oggi valutiamo le policy, le strategie, e quindi il salto in avanti nasce anche da un'esperienza. Quindi ANVUR contribuisce, diciamo, a promuovere un modello di università che esiste e che è diffuso, ma di cui l'università non aveva una piena consapevolezza. Certo, valutare la terza missione, oggi diciamo la valorizzazione della conoscenza, perché abbiamo sdoganato l'espressione di terza missione, non facendola morire, ma promuovendola, perché da essere un'attività residuale diventa un'attività meritoria, che le università producono, portano avanti e di cui, ecco, che occorre valorizzare. Cioè, come valutarli la terza missione? Per noi è stato molto difficile, prima di tutto perché occorreva conoscerla, e quindi la sua ATM, il censimento, eccetera, è stato per noi prezioso, così come le tante reti che hanno contribuito con ANVUR, NET, Valrus, Forum delle Diseguaglianze, eccetera. Noi abbiamo voluto ascoltare tutti, abbiamo voluto promuovere un modello fortemente partecipativo e dialogico con il modello anche esterno. E poi abbiamo anche affrontato questo tema al nostro interno, magari anche con le altre agenzie internazionali. Quale parametro valutativo utilizziamo? Qui c'è Sauro Longhi vicino a me, con cui abbiamo discusso tante volte. Un parametro tecnometrico, cioè degli H-index di terza missione? Un parametro sociometrico, in cui andiamo a considerare quanti sono i fruitori dell'attività, quanti sono andati a teatro, quanti hanno ascoltato il concerto, quanti sono entrati nel museo? Cioè, evidente, non possono essere questi parametri, né la dimensione, tra virgolette, economica, né la dimensione sociale, anche rappresentata magari da indicatori pure validi. Occorre una valutazione tra pari, in cui l'attività deve essere, al di fuori di una standardizzazione, misurata attraverso una pluralità di indicatori che tengono conto della complessità dell'attività di terza missione, ma che allo stesso tempo consentano di cogliere l'impatto esterno, un impatto che si sviluppa su molti ambiti,
quello sociale, quello ambientale, quello economico, quello legato anche alla capacità di incidere su processi trasformativi dei territori, la creazione di valore pubblico. Ecco, questa espressione, valore pubblico, oggi ritorna, ecco, anche parlando di PIAO, di performance, di attività a cui i direttori generali, i dirigenti, ecco, sono adusi, ma è l'attività che coinvolge tutti. Se l'università è in grado di creare valore pubblico, ma anche di arricchirsi attraverso le attività che svolge, attraverso una valorizzazione della conoscenza proiettata all'esterno, allora raggiunge appieno svolge appieno questo compito e può essere solo apprezzato nel momento in cui interviene l'attività valutativa. Un'attività che non interviene per punire, per promuovere, per correggere, ma interviene per stimolare processi di qualità, e se l'università svolge appieno questa funzione, ecco, anche la qualità ne risulta assicurata e arricchita. Quindi sia nei processi AVA sia nei processi VQR, ecco, AMVUR è pienamente, ecco, partecipe di un processo che è quello di valorizzazione dell'attività di conoscenza, di terza missione, ma che soprattutto sono espressione di un modello nuovo di università che credo peraltro pienamente aderente a un cambiamento d'epoca come quello nel quale noi ci troviamo. Grazie Antonio. Una domanda a Sauro e poi un'altra domanda, ma solo per stimolare, e poi volevo anche capire se ci sono degli interventi, così stimoliamo un po' la conversazione. Allora, io non vorrei che passasse un meccanismo che, proprio perché ti premio sul finanziamento, allora mi impegno sulla terza missione, no? Perché c'è sempre questa tendenza, era un po' come quando noi dice per realizzare il trasferimento personale docente ti incentivo, quindi se no altrimenti rimanevano nello stesso posto, no? Ti ricordi, no, questa situazione? Ora, per innestare questo meccanismo che tu hai detto non è un impatto, è un impatto complessivo, quali leve possiamo avere, cioè da un punto, anche dal punto di vista della gestione e oltre che dal punto di vista politico, per poter far presente che ormai bisogna ragionare a 360 gradi e quindi la formazione sia per università generaliste che per università politecniche eccetera hanno l'obbligo, forse il dovere sociale di fare un po' quello che è stato detto. Beh, l'incentivazione economica aiuta però, eh? Sì, però sai, molte volte allora, diciamo, aiuta tutto. Aiuta tutto, che non basta, a volte diciamo, può essere strumentalmente utilizzata, quindi io diciamo, impatto in qualche modo il criterio e quindi a questo punto non basta. Occorre far crescere, secondo me, questa consapevolezza, questo, diciamo, questo tavolo oggi sta rappresentando e anche diciamo, chi ci ascolta sicuramente già presente all'interno del proprio Ateneo e quindi lo porta avanti. Cioè bisogna far emergere questa importanza della terza missione. Va bene? Io devo dire che l'esercizio, perché è un esercizio di valutazione, ha sicuramente aiutato questo. Cioè ha sicuramente fatto emergere l'importanza della terza missione, ma non tanto perché conta quanto il 3%, il 5% della quota di premialità si può discutere se incrementarlo o meno, perché aiuta, aiuta. Ma perché si è compreso che effettivamente l'esercizio che si è svolto, presentateci i casi migliori. Non è stata un'opera di censimento, quanti brevetti, ma i brevetti migliori. Non è stata un'idea di quanti spin-off, ma i spin-off migliori. E poi i migliori casi in tutte le altre azioni di incontro alla società. Allora questo è quello che secondo me ha fatto crescere la consapevolezza della terza missione all'interno dell'università. Un po' come, lo prendo come esempio, la valutazione dei prodotti di ricerca. Esatto. Guardate che i prodotti di ricerca è una valutazione della struttura, non delle persone. Anche stamattina c'è stato un po' di confusione. Non è che io valuto il ricercatore Sauro Longhi sulla base dei prodotti che espone. Questo bisogna che ancora entri. Vabbè, io infatti insisto, perché come dire, ripetere alla volte è così. È la struttura che viene in qualche modo valutata, perché è chiaro che io non posso essere valutato con due prodotti, con tre prodotti o quattro prodotti, perché non si riesce, insomma, a dare un'impronta
Shannon nel campionamento, e ce lo spiega questo, cioè bisogna campionare la frequenza giusta. Qui è un sottocampionamento, perdi informazione, sicuramente, non ricostruisci le informazioni. Ora è 2,5, come QR4 2,5. Vabbè, d'accordo, diciamo, esatto. Però si va in quella direzione lì, e poi effettivamente dà un'impronta della struttura, perché tutti presentano, tutti devono presentare, va bene? E questo secondo me, però questa è un'altra storia, quindi non vorrei parlare, però aiutano questi strumenti, aiutano, perché ritorniamo indietro a quando eravamo una torre, non c'avevamo mica la valutazione, eravamo i più bravi. E chi è che confutava questa cosa? Eravamo i più bravi, noi il nostro dipartimento era sicuramente il più bravo, perché impattava con le nuove tecnologie, impattava con tutti gli aspetti che in qualche modo prima non c'erano, adesso c'erano, e tutto il mondo andava in una certa direzione. Chi era più bravo di noi? Nessuno. E adesso con la valutazione qualcosa, diciamo, qualche indicatore, qualche campanello lo fa suonare. Prima hai citato gli indicatori che non esistono, che possono esistere, che sono più di performance che di impatto, siamo d'accordo. Per tutto è perfettibile. Esatto. Porto l'esperienza diciamo del gruppo di valutatori, 30 eravamo, dell'ultima VQR, e noi siamo arrivati... 30 volontari. Giovani e forti. Quanti erano quelli? No, erano un po' più di 30. Però devo dire, è stato un po' il periodo in cui siamo stati coinvolti, perché eravamo in un periodo di, diciamo, di post-pandemia, di un modo diverso di relazionarsi. E noi ci siamo incontrati per la prima volta, i 30, alla fine della valutazione, a commentare i risultati, non a disegnare il percorso. E quando il consiglio direttivo ci ha chiamato, ci ha dato il compito, ha detto: questo è quello che avete. Molto ben fatto, molto documentato la parte sul trasferimento tecnologico, perché partiva ovviamente da una storia passata, cose qui, ma sul resto c'era pochissimo. Allora lo sforzo che abbiamo fatto in poco tempo, ma con l'aiuto di 30 diciamo colleghi e di 4 assistenti, che devo dire, due venivano dall'Anvur e due, diciamo, sempre dal mondo accademico, quindi alla fine eravamo 34 le persone che hanno lavorato a più mani sul documento. Abbiamo prodotto un documento che voleva in qualche modo fare l'equivalenza tra tutti i campi d'azione, cioè non volevamo che per il trasferimento tecnologico, per il spin-off, ci fossero 50 pagine di indicatori, e invece magari per gli aspetti che più erano innovativi, come ad esempio l'impatto sociale, quindi in qualche modo come quantificare l'inclusione, l'abbattimento delle differenze, tutte cose che non esistevano, che non avevamo in qualche modo, diciamo, non potevamo attingere da un'esperienza passata di valutazione. Devo dire che l'Anvur ci ha messo nelle condizioni migliori, ha organizzato dei convegni proprio in questo periodo, convegni in cui ci sono stati presentati i casi migliori di valutazione scientifica, ma lì è ancora diverso, perché l'impatto della ricerca, quindi non c'è questa cosa che noi abbiamo separato tra i settori disciplinari e questo interdisciplinare, che è la terza missione. Però è stato utilissimo, perché è stato un incontro di un modello che è diverso dal nostro, perché culturalmente diverso, perché diciamo noi facciamo le case in cemento armato e gli altri le fanno di legno. Guardate, è fondamentale questa la differenza, certo. E quindi c'è tutto un modo diverso e culturalmente diverso della nostra società per affrontare il valore della scienza, il valore della cultura, è diverso, però è stato utile, perché lì c'era una sorta di strada che ci tracciavano per come dovevamo fare, cercare il più possibile di essere oggettivi. Abbiamo quindi redatto questo documento, l'abbiamo messo a disposizione di tutte le università, e devo dire che è stato un primo esercizio a cui le università hanno attinto, anche gli enti di ricerca ovviamente, e hanno prodotto, come dire, hanno presentato, hanno intercettato bene le indicazioni che noi dall'Anvur, e credo che sia stato un ottimo esercizio per far questo. Ora è chiaro che, come la SN ci porta in una certa direzione, va bene, dovremmo discutere anche di quello, perché io lo accenniamo, perché
Nell'ASN, se solo nei titoli qualcuno dei raggruppamenti scientifici ci mette la valorizzazione della conoscenza, brevetti e spin-off, e poi non tutti, allora lì la terza missione non trova proprio spazio, non trova spazio. Allora, è chiaro che, ma lo spazio della terza missione, l'università, lo stanno acquistando sempre di più, c'è più spazio per tutta questa azione. L'abbiamo sentito, Politecnico di Torino, no? Che è una struttura molto specializzata, molto verticale, eppure ha capito che questa sua specializzazione la deve mettere a disposizione, la deve in qualche modo integrare, la deve contaminare altre specializzazioni, con altri saperi, con altre culture, con altre esperienze. E allora è chiaro che se andiamo a formare ai nostri giovani, ai nostri giovani ragazze e ragazzi, che li portiamo in questo bellissimo percorso di scoperta, di valorizzazione della conoscenza, dei saperi, è chiaro che dobbiamo dare anche un'indicazione di questo tipo qua. E nel documento che è stato appena redatto c'è tantissima cosa che lì non trova traccia. Esatto. Non c'è proprio traccia. Esatto. Non c'è proprio traccia. Allora, nel momento in cui, e io lo ripeto ogni volta che mi capita, diciamo una platea, se vogliamo in qualche modo dar spazio a queste azioni, cominciamo anche a riformare l'ASN. Adesso sappiamo che ci si sta lavorando, io conto anche sul contributo in questo caso dell'ANVOR, perché come agenzia autonoma può sicuramente dare le proprie opinioni all'interno della CRUI, sicuramente questo... Noi. Voi, esattamente, diciamo, c'è tutta un percorso da fare, ma va fatto, perché deve essere in qualche modo arricchito anche di questi aspetti. E poi ci vengono di fronte... Vado un po' fuori dalla tua domanda, però... No, ma totalmente... E poi ci vengono di fronte dei problemi che sono dell'evidenza di tutti, i cambiamenti climatici che prima veniva richiamato, la povertà che sta emergendo, che si riesce in qualche modo a toccare, a riconoscere, le culture che si mescolano, perché c'è molta interconnessione. O internet l'abbiamo creata per comunicare, ma non è che possiamo finalizzare, qualche paese lo fa, però è uno strumento democratico, è uno strumento condiviso, è uno strumento in cui le informazioni brutte, belle, sbagliate o corrette vengono diffuse. Allora è chiaro che la comunità non è più una comunità locale, non è più la comunità del singolo territorio, della singola nazione, comincia ad essere una comunità che ha valore globale, a valore, diciamo, in qualche modo sull'umanità intera. Vabbè. E noi, guardate, siamo d'esempio su questo. Dove trovate la cittadinanza globale applicata? Fatevi questa domanda. In quale struttura? L'università. Esatto. L'università. Non guardiamo in faccia le persone, al colore della pelle, alla religione, alle convinzioni politiche, da dove sono nati, dal censo, con qualche difficoltà, però diciamo a linea di principio neanche da quello. Dove c'è? Solo nell'università, solo nell'università. Allora questo secondo me è un modello che dobbiamo far comprendere per risolvere tutti questi problemi che ci vengono incontro, perché il fenomeno dell'immigrazione non si argina con del filo spinato o con dei muri. Si rallenta, forse. Vabbè, è un problema che va risolto, che va proposto. E chi è che è in grado in qualche modo di dare esempio? Chi è che in qualche modo è in grado di dare una qualche soluzione? Chi è che in qualche modo che può innovare su questi aspetti? L'università. Le università. Va bene, perché lo facciamo quotidianamente, l'abbiamo sempre fatto. E lo possiamo ancora far meglio. Allora, con questa coscienza, è chiaro che tutte le azioni di terza missione vengono facili. Va bene? Che ci apriamo verso la società, perché sappiamo che lo dobbiamo fare, perché siamo dalla parte giusta. Siamo dalla parte giusta. E allora dobbiamo convincere più persone possibili che questa è la soluzione, questo è quello che dobbiamo come società affrontare. Facciamolo attraverso dei modelli. Piccoli, quotidiani, però diamo dei modelli, diamo delle soluzioni, continuiamo a fare quello, e questo è l'unico modo per far crescere, diciamo, questo spirito sociale, di inclusione sociale
dell'università. Incrociare i problemi veri, affrontarli e dare le nostre soluzioni, la nostra impronta. Possiamo sbagliare in alcuni casi, possiamo non trovare la soluzione magari subito quella più corretta, ma sicuramente siamo in grado di dare delle soluzioni che il Paese ci chiede, che l'umanità ci chiede, perché poi problemi di sostenibilità, il problema di sostenibilità è del pianeta. Ricordiamoci che il nostro sistema è chiuso, non abbiamo energia per andare su Marte tutti quanti, o sulla Luna, o trovare un altro pianeta, siamo confinati. E quindi quando i nostri studenti ci dicono che non c'è una soluzione B, è vero, non c'è una soluzione B. Non c'è un pianeta B, abbiamo solo questo. Allora tutti i problemi che ci vengono incontro, tutte quelle contaminazioni che la società ci pone, perché non farli propri? Azioni di terza missione. Perché non scaricarla a terra? Grazie, Sara. Per la passione. Io farei Sauro for President, l'altra volta. Sauro for President. No, solo volevi fare una battuta veloce perché una cosa, se no poi Conti non è preparato, perché non sa che cosa ti chiede. Quindi... Vabbè, velocissimo, perché poi Sauro ha tanta passione che è poi contagiosa, e devo dire. Come Anvur, noi abbiamo lavorato sul Bozzi PQR4, ci attendiamo dal CODAU e da tutte le università presenti anche un contributo di riflessione, adesivo, di contestazione, quello che è. A noi interessa molto anche il parere della comunità, perché abbiamo fatto uno sforzo notevole nel disegnare la PQR4, che muove dall'esperienza della PQR3, che è stata per noi particolarmente importante. Prima erano 10 campi d'azione. La CRUI ha fatto anche un documento, abbiamo raccolto anche in determinati convegni, al CNEL e altro, una serie di riflessioni. Quello che veniva evidenziato è che questi campi erano insufficienti a rappresentare la varietà delle esperienze e soprattutto la ricchezza anche di un patrimonio, tra virgolette, di impegno e valoriale che le università hanno messo in campo. Quindi abbiamo disegnato 5 macro aree e ogni area macro area ha 5 ambiti, tra virgolette, quindi diventano 25, se vogliamo. Molti poi si intersecano fra di loro e abbiamo cercato anche di rappresentare le sfide del presente guardando in avanti. È vero che la PQR si riferisce a un esercizio 2024, però quando si opera soprattutto nella proiezione esterna, anche superando un confine di carattere temporale, quindi la transizione energetica e la povertà, ecco, sono tutti temi che noi abbiamo ripreso e abbiamo inserito all'interno, quindi ci attendiamo questo vostro parere molto importante. E un'ultima cosa, abbiamo espresso un parere, qui c'è il dottor Cerracchio che conosce la materia, abbiamo espresso un parere come Anvur sulla procedura dei ricercatori RTT, su come poi abbiamo inserito come proposta di valorizzare la terza missione, perché poi siamo convinti che la didattica e la terza missione debbano trovare spazio nella nuova SAN. E questa è una prospettiva che credo che debba essere considerata. Grazie Antonio. Solo a Giuseppe invece volevo che mi facesse un punto sulla dimensione organizzativa della terza missione, cioè di come si affronta la terza missione organizzativamente dal punto di vista della direzione, dei direttori generali. A un certo punto tu hai detto prima: noi abbiamo solo 500 professional che si occupano di trasferimento, che hanno queste professionalità un po' spinte, perché obiettivamente la terza missione necessita anche una struttura organizzativa che accompagni quello che dicevano i colleghi professori. E quindi mi chiedevo se ci sono delle pozioni magiche, delle soluzioni oppure dei metodi per approntare un recruiting o una potenzialità di reclutamento che sia adeguata a quello che dobbiamo affrontare. Non la sapevo questa domanda, però adesso vai. Guarda, ti ringrazio. Faccio un paio di premesse prima di rispondere, perché gli interventi prima sono stati molto stimolanti, quindi magari provoco ancora un po' anch'io e creiamo un po' il dibattito. Allora, esatto, il primo tema, che in parte è già una prima risposta anche dal punto di vista organizzativo, lo dicevo prima, è la continuità d'azione. Purtroppo io ho visto dal panorama un po' nazionale
un'Italia che è molto simile alle cartine che ci hanno fatto vedere il Presidente ieri e questa mattina, no? Non è un sistema omogeneo anche dal punto di vista del trasferimento tecnologico, anche dal punto di vista degli investimenti, dell'organizzazione, delle persone. Quindi è molto simile a quello che abbiamo visto, sia per quanto riguarda la fotografia presente, cioè l'attuale situazione, sia quella per certi versi prospettica, perché vedo la stessa cartina sugli investimenti attuali che ci sono, anche grazie a tantissime risorse gestite in gran parte da Cassa Depositi e Prestiti, dai venture capitalist, e la situazione è sempre la stessa, cioè c'è una concentrazione rispetto ad alcuni territori, ad alcuni attori, mentre se noi guardassimo la situazione a livello di sistema paese, il vero tema, e io come associazione devo farlo, è far crescere la velocità media del treno e non lasciar correre qualche locomotiva che è già assolutamente in grado di correre anche con i migliori in Europa, se guardiamo gli aspetti e i risultati quantitativi, no? Quindi c'è un tema di continuità, questo prima di tutto. Ecco, il discorso che dicevo prima del sistema paese è non omogeneo, perché è da 20 anni che comunque come associazione facciamo una rilevazione di dati quantitativi, e lo dico il Presidente, insomma, no, con l'Anvur abbiamo questo rapporto molto bello informale, che loro ci dicono: noi andiamo sui casi di studio qualitativi ed è corretto, voi continuate però a raccogliere quei dati, perché in qualche modo avere anche una visione di quello che sono un po' i trend, i macro trend, anche quantitativi, non confondiamo poi, non chiamiamolo impatto questo, no? Perché molto spesso io sento confondere l'impatto rispetto a una misurazione delle attività che facciamo invece che dei risultati, e invece su questo bisogna essere abbastanza chiari, no? Scusa Giuseppe, noi anche stasera, quando andremo a premiare le proposte per i premi in memoria di Clara Coviello, l'impatto è uno degli elementi di valutazione, stato, lo sai? Sì, sì. Cioè come si veicola un progetto anche, quindi può essere ripetuto in altri atenei, cioè quello che si diceva prima, le certo. relazioni. E quindi, assolutamente, quindi il tema dell'impatto è sui risultati, poi le attività o gli strumenti sono condizioni necessarie, a volte non sufficienti, quindi è bene tenere in considerazione. Perché dico questo? Perché anche dai dati quantitativi, al di là dell'aspetto non omogeneo del sistema paese, c'è un tema di massa critica. Quindi se da un lato la valutazione, concordo che debba avere una componente qualitativa basata su dei casi di studio che mostrano effettivamente un qualche sorta di eccellenza, passatemi il termine brutto, c'è un tema di massa critica, e sicuramente c'è nell'ambito del trasferimento tecnologico. Vi faccio solo due esempi per farvi capire. Allora, ad oggi il sistema nazionale della ricerca produce circa 800 nuovi brevetti all'anno, e io non voglio dire che le università debbano diventare dei brevettifici, non sto dicendo questo, no? Il brevetto è condizione necessaria, non sufficiente, è uno strumento. Però come li produce? Cioè su che strategie interne di ricerca, industriali, di paese? E poi successivamente, quando semmai avessi una massa critica e devo valorizzare questa tecnologia, questi risultati, questi brevetti, ancora una volta, con che tipo di strategie, come vengo misurato rispetto all'impatto che creo? Perché vi do due esempi e poi torno alla domanda. Il primo è, qualche anno fa, quando ero ancora all'Università di Bologna, diversi anni fa, ormai 9 anni fa, c'erano dei filoni di ricerca molto interessanti sulle fuel cell, 9 anni fa, con una serie di brevetti, e non lo dico tanto per dire, ma avevamo fuori la fila di imprese cinesi pronte ad acquistare questi brevetti, offrendo chi 1, chi 2, chi 3 milioni di euro. Allora, il tema è, ma è corretto questo? Cioè è corretto che io vada a vendere o licenziare tecnologia proprietà intellettuale invece che provare ad esempio a costruire imprese sul territorio nazionale? E come vengo misurato rispetto a queste scelte, no? Questo è un po' il tema. Vi faccio un altro esempio quantitativo, perché secondo me è interessante. Ho visto una ricerca sull'ambito dei
nanotubi in carbonio, quindi il grafene, ok? Elemento insomma abbastanza rilevante, c'è stata una flagship a livello europeo di 1 miliardo di euro qualche anno fa, eccetera eccetera eccetera. Allora il 35% circa dei brevetti sul grafene lo detiene la Cina, ok? E dopo ci sono Stati Uniti, Giappone, Corea, l'Europa quasi non conta. Di questo 35% è in mano a due attori cinesi. Se io vi dico Honhai, qualcuno di voi conosce questa azienda? L'ho incontrata l'altro giorno. È il più grosso produttore al mondo di, diciamo, sistemi di semiconduttori, telecomunicazioni. Fattura oltre 200 miliardi di dollari, ha un portafoglio brevetti di 54.000 brevetti attivi e ne ha quasi 2.000 sul grafene. Quindi un soggetto al mondo privato, industriale, cinese, in qualche modo governa un flusso di... Allora, quando io dico anche la massa critica conta, conta in un livello di competizione che negli ultimi 10 anni, non di più, perché la Cina fino a 10 anni fa non era così attiva nell'ambito della protezione della proprietà intellettuale, è cambiato totalmente, sta cambiando totalmente. Quindi c'è un tema di strategie, di ricerca, industriali, di paese. La Commissione europea abbiamo visto che ha lanciato una nuova strategia causa la dipendenza da tecnologie e da produzioni esterne dovute alla guerra, alla pandemia, eccetera, eccetera. E quindi per certi versi questo lo dobbiamo capire e interiorizzare anche nel nostro sistema. Allora, a livello organizzativo, perché sennò sembra che non risponda alla tua domanda, no? Come funziona? Allora, dal mio punto di vista dovrebbe funzionare in modo anche relativamente semplice, cioè ci sono tanti attori, l'abbiamo detto prima, no? In questo nuovo sistema di knowledge share, quindi di condivisione di conoscenze e non di trasferimento tecnologico, sarebbe bene che ognuno facesse il proprio mestiere, no? Cioè che ognuno si focalizzasse su un'azione, due azioni e lo facesse bene. Mi spiego. In ambito universitario sarebbe opportuno far emergere la parte dell'iceberg che è sommersa. Dati alla mano, noi abbiamo un fattore di potenzialità inespresse di almeno un fattore per 5 o per 6. Allora, chi deve andare a tirare fuori questa roba? Lo dobbiamo fare noi, come università, all'interno dell'università, all'interno di queste strutture, chiamiamoli TTO, chiamiamoli come vogliamo, Technology Transfer Office, con questi professional, che sono pochi, lo dicevamo prima. E dopodiché dobbiamo fare, stringere relazioni, accordi con altri soggetti per che vadano avanti nella filiera e portino poi sul mercato quella che può essere l'innovazione attraverso un'impresa. Il rettore citava il sistema degli incubatori, degli acceleratori. Adesso, complice il PNRR, c'è un proliferare di attori che si posizionano teoricamente sul trasferimento tecnologico. Il problema è che il posizionamento non è mai chiaro ed è molto, molto lungo sulla filiera, con tanti livelli di sovrapposizione. Allora, dal mio punto di vista, i diversi attori devono lavorare insieme, hanno dei meccanismi di relazione, di ingaggio codificati, però ognuno dovrebbe fare un po' il proprio mestiere e quindi farlo bene nel suo segmento. Noi il primo miglio, qualcun altro farà il secondo e qualcun altro farà l'ultimo per portarlo sul mercato. Questa è molto semplice come ricetta, forse non semplicissima poi da coordinare, ma grazie. Grazie a te. Vuoi aggiungere qualcosa, Guido? Se no lascio la parola ai colleghi, se vogliono. No, lascerei eventualmente. Senza paura. Chi rompe il ghiaccio? Nome, cognome. Angela La Rotella, Politecnico. Buongiorno. Angela La Rotella, Politecnico di Torino, dirigente cultura, comunicazione e biblioteche. Intanto, come potete immaginare, il fatto che esista un dirigente alla cultura, alla comunicazione e alle biblioteche vuol dire che il nostro rettore in quel piano strategico
decise, ebbe la volontà proprio di riconoscere, no, l'importanza di mettere insieme quello che ovviamente già esisteva, ma di dargli una, appunto, un impatto così, così importante. Nelle cose che sto sentendo mi rendo conto che, come bene ha detto Conti, c'è ancora veramente questa chiarezza e questo sviluppo che stiamo tutti insieme cercando di fare, e cioè questa terza missione che, come abbiamo detto, forse è mai nata o comunque la riteniamo già un po' superata, perché c'è bisogno di un tale investimento e approfondimento che ci vede via via per star facendo un percorso. Allora, io credo che, almeno sento l'esigenza come amministrativa, ma ritengo anche nella mia componente di condivisione progettuale con i nostri rettori, con i nostri direttori generali, di fare questo approfondimento cercando di chiarirci su qual è questa missione che stiamo perseguendo, perché oggi qui sono emersi di nuovo ovviamente questi due grandi filoni. Uno è il filone del trasferimento tecnologico, l'altro è il filone dell'impatto che forse in modo ancora più forte definiamo sociale. Ecco, questa chiarezza credo aiuterebbe la nostra, come dire, il nostro percorso a definirci su quali sono che gli obiettivi ci si aspetta da noi, che mi sembra siano entrambi indispensabili e rilevanti, ma che hanno funzioni molto diverse. Io sento, per esempio, che come Politecnico di Torino stiamo svolgendo, oltre che evidentemente quello che era già una tradizione, quello del trasferimento tecnologico, quindi verso il settore produttivo del paese in termini, diciamo, proprio industriali, di applicazione della tecnologia, stiamo anche svolgendo quello di impatto verso quella che io ritengo sia la civic education, cioè il fatto che noi abbiamo un ruolo, come ha detto benissimo Sauro Longhi, un ruolo, un dovere, potrei dire un dovere veramente morale, sì, civico, cioè che è quello di continuare a svolgere il ruolo che la classe cosiddetta intellettuale, consentitemi, perché questo sono gli intellettuali, quelli che producono conoscenza, hanno nei confronti prima verso la propria comunità, cioè gli studenti, e poi verso la comunità esterna, cioè quello di continuare a proporre riflessione. E la domanda è questa, cioè come facciamo a sviluppare con maggiore chiarezza, consentitemi però, dando questa dicotomia, dici, cioè questa dicotomia, ma ultima cosa, da una parte si producono soldi, che è quella del trasferimento tecnologico, si produce comunque contratti, dall'altra invece è veramente una missione, quella dell'impatto culturale, che deve essere finanziata, anche se poi io trovo gli sponsor che ci aiutano, come fa Gioia, come, cioè, cerchiamo risorse, no, per giustificare anche i nostri progetti come Biennale Tecnologia, però abbiamo bisogno che si creda in questa parte, che ci si dia valore. Grazie. Ok, raccogliamo le domande, poi si risponde complessivamente, perché premesse brevi e domande ficcanti. Vai. Te sei? Allora, io mi alzo, mi vedono anche gli altri. Sebastiano Miccoli, Università di Padova, dirigente. Ciao. Alle biblioteche. Quindi sono bibliotecario. Hai visto? Ho apprezzato tanto. Allora, faccio una cosa forse un po' scorretta, comincio subito. Occupa, vai tranquillo. Comincio subito con la scuola, cioè riprendo alcuni estratti delle cose che sono state dette. Il professor Auricchio ha parlato di valorizzazione della conoscenza in tema di terza missione, in sinergia con le istituzioni del territorio. Questo è sicuramente uno dei punti fermi della terza missione. I sistemi bibliotecari di Ateneo nel nostro sistema universitario fanno, non tutti con la stessa intensità, però fanno esattamente questo, cioè valorizzano la propria conoscenza, anche il proprio bacino di beni culturali. In sinergia con le altre istituzioni del territorio, a Padova tra dicembre e gennaio facciamo attività di formazione con il nostro sistema bibliotecario per
180 bibliotecari della provincia e del comune, in sinergia con le istituzioni del territorio. Knowledge share, il dottor Giuseppe Conti, e condivisione della conoscenza. Quasi tutti i sistemi bibliotecari d'Ateneo fanno questo, cioè condividono i propri bacini di conoscenza con altre istituzioni in maniera molto precisa. Stringo. E da tutti i punti di vista, ambito sanitario, ambito culturale, le scuole, eccetera. E anche con l'infanzia, anche con la parte dell'infanzia. Allora, la mia domanda è molto secca. Dato che questo ambito esprime così tanta varietà e così tanta ricchezza e così tanta continuità con il tema dell'impatto sociale, e vale la pena di continuare a valutare i sistemi bibliotecari soltanto per l'aspetto delle biblioteche ed emeroteche storiche, come è indicato? Io ti rispondo subito. Cioè, la valutazione delle biblioteche storiche è per me antistorica. Allora, quindi nel senso che la biblioteca ha già una sua mission in cui l'aspetto centrale non è più il prezzo librario e le cose, l'aspetto centrale è la valutazione della ricerca. Ormai i reclutamenti dei bibliotecari vanno in quella direzione. Cioè, ma voi non puoi fare una domanda, cioè, visto abbastanza, sei d'accordo su questo? Allora bisogna cambiare la bozza di BQR, perché nella bozza di BQR c'è scritto il nostro amico Antonio, oggi praticamente che è salito sul solio, ci dice: dateci le osservazioni, scriviamo le queste osservazioni infatti, e le veicoliamo. Già fatto. Vabbè, ma ho approfittato. Bravo. Altre domande? Vai. Poi c'è qualche università telematica, mi piacerebbe anche di capire come l'impatto sociale venga declinato in questa. C'è qualche università, ce lo so già. Federica Nuzzi, Università degli Studi di Perugia. Molto sinteticamente, Perugia. Ciao. Salve. Sinteticamente, prospettive concrete di valutazione della terza missione nei settori squisitamente umanistici. Queste domande secche. Altre domande? C'è cinque grani. Finiamo con cinque grani. Facciamo per cinque grani. È banale. Se c'è una valutazione di impatto rispetto al nuovo regolamento della proprietà intellettuale. Ok, questo regolamento della proprietà intellettuale lo lasciamo a Conti, che è in crisi di astinenza se non lo dice. Mentre nel caso di Coso lo lasciamo a Cosa. La domanda invece di Gallo, che è l'ultima, crediamo anche per correttezza e confronto del tuo ex rettore, se volete una riflessione da chi prima come fruitore poi operatore del sistema universitario quest'anno fa 40 anni. Allora, noi in questi 40 anni siamo riusciti a dimostrare tantissimo, soprattutto facendo un'evoluzione, no? Lo abbiamo detto, generando l'impatto sociale, valore pubblico, si serve l'istituzione, non ci si serve dell'istituzione. Io quello che è la mia riflessione, ma tramite proprio i vostri interventi, le cose bellissime fatte anche con Antonio in quel di Taranto, a Bari, eccetera, però qui c'è un grande assente, ci rendiamo conto che manca la politica con la P maiuscola, cioè tutti i nostri sforzi di uscire, no, dalla Torre Burnea, come dicevamo 40 anni fa, andati a rappresentare col territorio, ci sono delle realtà dove sicuramente ci sono dei modelli in giro, no? Dove si parla di città universitaria, no? Che però vuol dire tutto un contesto, ma se ci è riusciti è solo un caso fortuito, perché non in tutte le realtà universitarie e non in tutti i territori ci sono, tra virgolette, fatemi dire come chi è ancora si è occupato di politica negli anni, diciamo, 70, va bene, il politico illuminato che crede in questo sviluppo. Mi sono posto, vi faccio la domanda provocatoria, ci sarebbe un modo, una cinghia di trasmissione, perché lo sforzo tra Atenei
e politici del territorio possa far sistema? E se sì, come? Ok, che... allora io ti ringrazio, un gruppo di domande. Lascerei al Rettore Saracco la dicotomia trasferimento e impatto sociale e anche qualche soluzione sulla politica e queste cose, perché so che ti considera che Gallo ha anche la casa a Torino, sta a Torino, direi, è quindi un casino, quindi lascia bene. La seconda città meridionale d'Italia a Torino. Allora, io partirei da quest'ultima cosa. Esatto. No? A me piacerebbe che venisse in qualche modo forzato, in modo sussidiario, il fatto che ci debba essere per forza una collaborazione tra l'università del territorio e gli enti territoriali, che sono con le pezze eccetera, perché devono assumere competenze trovandosi a livello quadratico in difficoltà, perché retribuiscono meno ancora di quanto retribuisca l'industria. Nel mio caso, io, un ingegnere appena laureato del Politecnico di Torino prende 1.600 al mese, che, e non è poco, perché la media di un laureato italiano fa 1.300. In Germania fa 3.200, ma è difficile che vada a collocarsi in un ente territoriale. Allora, l'alleanza tra università e enti territoriali è fondamentale per fare concretamente le cose. Le faccio un esempio: a Torino abbiamo fatto un'alleanza con la città metropolitana e abbiamo fatto il duale di Torino, cioè un digital twin di Torino, su cui cominciamo con voli radenti a qualificare dal punto di vista della energetico gli edifici, e se si fa a Torino, come diceva Frank Sinatra, si fa tutte le parti di New York, lo diceva, ma è perché è facile, no? Allora, dopodiché lo Stato ha una tale quantità di dati a disposizione che non mette a frutto, perché non ha gli esperti, perché non ha il gheddu, diciamo noi in Piemonte, l'idea di usarli, che in realtà, combinati con i dati degli edifici, ti consentono di avere dei quadri che poi possono consentirti di progettare la mobilità sostenibile della città, la penetrazione delle comunità energetiche, eccetera. Allora, è un caso questo interessante, ma che a me piacerebbe venisse replicato. Quasi mi verrebbe da dire, visto che le università stanno prendendo questo ruolo, se dall'alto si forzasse questo con qualche tipo di indirizzo forte, che automaticamente vedrebbe nelle università riconosciuto quel ruolo di propulsore sociale che io credo sia ormai assolutamente necessario, si risolverebbe un pochettino la problematica che dice lei. Io direi basta, la questione dello spagno lo lascio automaticamente, credo Auricchio che parla di come in qualche modo si potrebbe quantificare quella parte che tu invocavi, venga in qualche modo inquadrato in un unico panorama col trasferimento tecnologico. Chiamo la valutazione del settore non bibliometrico. Sì, su quest'ultima considerazione del Rettore Saracco, io sono pienamente d'accordo, ci sono tante esperienze, accordi di programma fra università e comuni, e anche in CRUI, quando ero rettore qualche anno fa, avevamo fatto un protocollo con ANCI proprio per creare una, tra virgolette, conferenza città-università. Abbiamo fatto anche degli eventi su questo, quindi è un percorso che poi anche col PNRR è stato ripreso in qualche modo, quindi ci sono tante esperienze di dialogo e, se fossero istituzionalizzate e poi consacrate magari anche in un modello, questo sicuramente gioverebbe. Allora, con riferimento alle domande, sì, si è molto parlato di terza e quarta missione anche questa mattina, anche io in altre occasioni ho provato anche a immaginare una possibile dicotomia all'interno di quella che veniva chiamata terza missione, e quindi abbiamo messo per esempio terza missione / impatto sociale, proprio per distinguere fin quando si poteva. Poi abbiamo provato anche come esercizio di riflessione anche ad operare l'espressione di valorizzazione della conoscenza, che ci è parsa rappresentativa dell'una e dell'altra anima. Ecco, non tutte le attività di valorizzazione della conoscenza sono comparabili, e lo sforzo del GEV è stato anche quello di essere neutrali rispetto alla varietà anche delle esperienze e dei casi studio presentati. Probabilmente l'espressione valorizzazione della conoscenza rappresenta, e qui la offro anche alla vostra riflessione, una evoluzione anche del modello, in cui l'espressione terza missione evidenziava una residualità.
quasi del tutto marginale, quindi una marginalità, un'ancillarietà, diciamo, dell'esperienza. Dividere terza e quarta significava ancora una volta riprodurre una denominazione che adoperava la residualità come modello definitorio. La valorizzazione della conoscenza c'è passo, è una formula in grado di raccogliere e quelle tante esperienze che le università hanno offerto e che Ambur ha censito e valutato, ha contribuito nelle linee guida in qualche modo a esporre, senza per questo perdere di vista le differenze che pure esistono all'interno di università. Paniamo, le invito a segnalare osservazioni. Assolutamente. E anche i colleghi di Padova, anche di... Devo dire però che nella nostra bozza di bando abbiamo voluto anche adoperare delle formule aperte, cioè non è un'elencazione tassativa di casi di studio, ma è esemplificativa. La Cruci aveva detto di lasciare un campo altro, indefinito. Abbiamo voluto evitare l'altro perché era troppo vago. Abbiamo però adoperato delle nozioni aperte e quindi quando si parla di produzione di beni pubblici si fa riferimento alle biblioteche storiche, ma qualunque biblioteca, perché l'espressione emeroteca è esemplificativa, non è una nozione, quindi c'è tutto, perché produzione di beni pubblici significa anche divulgazione della conoscenza. Ci sono altre voci dove questi elementi possono essere ricondotti, ma è possibile anche comprendere la meritoria attività che state svolgendo. E quindi mi pare che quel percorso di valorizzazione di queste esperienze ci sia, anche con riferimento alle esperienze, tra virgolette, dell'ambito umanistico della terza missione, la valorizzazione della conoscenza. Abbiamo inserito molte voci che vanno in questa direzione, dai teatri, ecco, alle esperienze di divulgazione, di contaminazione culturale, quindi tutto rientra perché abbiamo formule aperte. Poi se ci sono altri campi da arricchire ce lo direte e saremo felici di tener conto delle vostre indicazioni. Grazie. Sì, sì, lei era la collega che ho provocato, ma volutamente. Il gelato, per favore. Forse la minoranza delle telematiche, no. Mi sento piccolina, ma sono contenta anche perché avrei invitato il presidente della CRUI a vedere i nostri 56.000 metri quadri di struttura. E tornando alla terza missione della Unicusano, noi abbiamo il Dipartimento di Ingegneria che ha un grande spessore, si è collocato nella VQR in un'ottima posizione, si fanno progetti, c'è un laboratorio grandissimo. Certo, c'è un laboratorio grandissimo, strumenti... Ci tenevo che portassi il punto di vista perché sennò sembra che ci siano mondi diversi. No, sembra che il telematico sia solo virtuale, invece non è. Assolutamente, grazie. E quindi da un canto c'è la facoltà di il Dipartimento di Ingegneria che è veramente il fiore all'occhiello di Unicusano e poi c'è tutto l'impatto sociale con la radio e la televisione che, tornando alla parte umanistica che diceva il Presidente, è proprio un elemento fondamentale della Unicusano, quella di creare un laboratorio vivo, quotidiano, costante, di contatto tra il sociale, quindi ospiti importanti, politici, che sia, e gli studenti. Quindi è il contatto diretto in una realtà, tra l'altro quella di Boccea, che è un quartiere di Roma non proprio brillante, tornando al discorso di aprire sedi in zone poco importanti. Per cui penso che come telematica abbiamo fatto passi da gigante. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Scusate, saluto il rettore, il mio rettore che ha un aereo tra un'ora e poi andrà in Argentina, perché deve partire in Argentina, andiamo a prendere degli studenti che frequenteranno il Politecnico, mi pare. Andiamo in Argentina, allarghiamo, cioè non ci fermiamo mai, quindi così. Grazie Guido. Volevo dire due cose. Il codice della proprietà intellettuale, no? Evocato, che poi io posso dire da un giurista pseudostrano, non è che mi preoccupa molto che modificano il codice. Su questo testo unico, no? Io ci ho sguazzato un po' quando mi occupavo di ricerca, però questi interventi normativi non è che alterano, scusa se mi permetto, la sostanza di quello che abbiamo detto. Allora, se posso, provo a fare dei commenti a tutte le domande. Non do le risposte, faccio dei commenti. Spero che non siano banali, sicuramente non ingenui. Nel senso. Ma certo, no, ma. Allora,
il discorso che faceva Angela prima, io non vedo così una dicotomia o un'antitesi, cioè problema. Sì, di fatto il trasferimento tecnologico, la valorizzazione della ricerca deve portare a creare impatto, no? Parte da radici diverse, utilizza strumenti diversi, ma deve creare impatto. E dirò di più, il vero impatto non è neanche misurato dai soldi, cioè da che tipo di importo economico viene generato dalla transazione o dalle altre transazioni, al di là del fatto che mi verrebbe ogni tanto voglia di parlare di danno erariale anche al contrario, no? Cioè quando abbiamo delle opportunità che non cogliamo, forse anche quello lì sarebbe danno erariale, però abbiamo un po' di norme tipo la Madia che non ci consentono di partecipare, ma lasciamo stare, infatti no, assolutamente. Il vero impatto è alla fine, secondo me, è attrarre talenti, cioè attrarre e trattenere talenti, e lo dico proprio dal punto di vista del filone della valorizzazione della ricerca. Ma perché? Perché abbiamo anche delle evidenze in giro per il mondo, ancora una volta, di cose che sono accadute. Però, di nuovo, serve continuità, investimenti, massa critica. Cioè il paese Francia, quindi non Stati Uniti, Israele, che viene facile, negli ultimi 10 anni ha speso 7 miliardi di euro su attività di trasferimento tecnologico per rinforzare le strutture, il primo miglio, specifiche. Berlino, non so se avete notato l'evoluzione di Berlino, è diventata la capitale europea attraendo talenti, start-up, spin-off, attraendo capitali di fondi americani, cioè i fondi americani investono in Europa e a Berlino. Allora, l'impatto economico mi interessa anche fino a un certo punto. La cosa interessante è l'attrazione, appunto, chiamiamoli talenti, non so come chiamarli, e la capacità di trattenerli, la capacità di generare dell'impresa che poi crea l'impatto sulla società, crea un'occupazione qualificata, magari crea delle opportunità anche stipendiali di un certo tipo. Sebastiano diceva il tema della condivisione della conoscenza, non le share. In realtà ti ringrazio, il mio era semplicemente un sottoinsieme, una considerazione di un nuovo metodo diverso di ingaggio dentro il filone della valorizzazione della ricerca, delle tecnologie, dei brevetti, dei rapporti con le imprese, non il senso della condivisione, era un segmentino molto più piccolo, però è cambiato, ed è cambiato proprio nel metodo di ingaggio, quindi questo è importante e ci sono già esperienze molto attive. Valutazione di impatto del nuovo regolamento, ahimè sono d'accordo con Vincenzo, cioè è dal 13 ottobre del 2001, articolo 7, legge 383 Tremonti bis, che abbiamo una situazione avversa in termini di diritti ex ante alla proprietà intellettuale. Cosa è successo nel frattempo? Siamo andati avanti lo stesso, cioè ci siamo attrezzati, abbiamo messo in atto dei servizi, creando delle opportunità, dei sistemi di incentivi, un rapporto costo-benefici, perché poi dopo queste attività costano e il singolo, anche docente, non ha facilità o convenienza di giocarsi questo rischio, e di fatto i numeri sono cresciuti. Cosa mi aspetto? Mi aspetto uno, semplificazione, questo sicuro, perché questa norma semplificherà poi le procedure, semplificherà l'ingaggio con gli altri attori, ma pensiamo alla progettazione europea, pensiamo ai rapporti appunto con le imprese, quindi semplificazione, più velocità, forse qualche numero in più, però non mi aspetto una cosa devastante e soprattutto non cambierà la valutazione dell'impatto, cioè andremo avanti a farlo nello stesso modo. L'ultimo aspetto, poi mi taccio, della questione della politica che si citava prima, lì c'era l'aggancio territoriale. Io faccio un aggancio anche nazionale, no? Lo dicevo prima quando parlavo di strategie, parlavo di indirizzi. Allora, non so come dirla in modo elegante, ma anche nel nostro microambiente abbiamo visto negli anni creare, ad esempio, nuove strutture per decreto, no? Così, colpo di decreto. Senza fare nomi, con 500 milioni di euro pre-PNRR, quindi facevano paura 500 milioni pre-PNRR, che poi in questi anni non hanno generato impatto. Non hanno generato impatto. No? Di contro, e mi taccio, io ho trovato
purtroppo abbiamo poco tempo tutti, ma io ho trovato nelle varie strutture anche della politica o espressione della politica a partire dai ministeri tante persone, in particolare dirigenti, che tra virgolette dal basso riescono a far girare la macchina. In alcuni casi niente, la macchina è ferma, diciamo. No, lo dico io perché il punto, e poi lascio la parola a Sauro, perché tutte quelle cose che noi stiamo dicendo siamo fortunati di poterle fare perché le università sono dagli enti pubblici quelle che mettono a terra progetti reali, non cazzate. Quindi PNR si sa che in qualche modo noi i progetti li portiamo a compimento. L'impatto sociale, i progetti che noi abbiamo descritto e che sono stati valutati sono progetti reali, misurabili e qualificabili. In altre questioni, in altre situazioni si chiacchiera e il chiacchierare, come dici te, spreca milioni di euro. Altra questione che secondo me andrà affrontata, ma lo dico a livello di sistema, che noi abbiamo, l'abbiamo anche detto recentemente in un convegno a Verona, a proposito dei sistemi del proprio, dei meccanismi di valutazione, che si applica lo stesso sistema a tutti gli Atenei in maniera indifferenziata. Questo produce storture, soprattutto considerando che il 30% e più di Atenei sono piccoli e medi Atenei. E quindi i margini di sviluppo per fare progetti di questo genere, che poi possono comportare votazione, sono pochi. E questo ce lo dobbiamo dire. Quindi quando si cita la politica nel senso che bisogna far presente alla politica il fatto che non tutti siamo uguali, ma ognuno ha delle specificità, fermo restando che è chiaro, i metodi di finanziamento devono garantire determinate situazioni, ma non può essere che ancora il perequativo a noi al Politecnico abbia dato il perequativo al contrario, cioè nel senso che a un certo punto si è dovuto trovare una soluzione per premiare, perché eravamo andati oltre determinati parametri, per forza di cose, ma non perché uno è figo e fa il figo, ma dobbiamo anche pensare che abbiamo queste strutture di sistema. Non volevo essere adesso, però è giusto che si dica questa cosa. Sì, prima di tutto grazie perché vedo che c'è interesse, cioè siamo andati ben oltre. Quindi, noi siamo qua, quindi credo che questo dà conferma dell'interesse che c'è sulla terza missione. Poi il suggerimento che posso dare è quello di utilizzare la nostra autonomia, cioè l'università, diciamo adesso in pratica non l'ha citata questa parola magica, ma è un ente, diciamo, abbiamo una struttura autonoma, il rettore decidere se aprire o chiudere l'università ogni giorno, ricordiamoci questo. Esatto. Forse qualche rettore non lo sa, però è il rettore che decide di tenere aperta l'università un giorno o di chiuderla, non c'è nessuna amministrazione, né dal prefetto e né dalla proprio se non esistono condizioni, ma non esiste neanche il prefetto che può chiudere l'università. L'università la tiene aperta l'autonomia. Pensa durante il Covid. L'autonomia va utilizzata. Ad esempio, mi fa piacere questo tipo di domanda. Per trovare ispirazione su dove valorizzare le attività di ricerca delle scienze umanistiche, partire dai problemi che incrociamo, le disuguaglianze educative, le disuguaglianze che la società diciamo ci offre di contro. Come raccontare la storia dell'arte a chi non conosce Giotto o a chi non conosce Picasso? Perché diciamo non cimentarsi anche con queste difficoltà? Perché non farlo ovviamente attraverso altri attori, perché ci sono le scuole di primo e di secondo grado che in qualche modo hanno questo tipo di azione, ma perché non farlo? Le tante fragilità che esistono, perché esistono fragilità che non permettono la fruizione di tante bellezze a cui tutto sommato noi siamo abituati a godere, perché non cercare anche quel tipo? E queste sono tutte azioni che valorizzano le scienze umane, che trovano le scienze umane, come dire, gli attori principali per far questo. Partire dai problemi, poi provare a dare una soluzione è il modo migliore di sviluppare la terza missione.
Grazie Saulo. Io non so se ci sono altre domande, vedo che siete tutti attenti, quindi credo che sia un record mondiale, visto sta calura dove siamo. Se ci sono altre domande noi rispondiamo, altrimenti chiudiamo in orario. Domande? Allora, grazie a tutti e prossimamente su questi schermi.